Bentornati ad un nuovo video. Oggi, dopo avervi mostrato cosa c'è sul mio comodino, dopo aver guardato sotto la mia doccia, vediamo un po' di skincare routine aggiornata. Cercherò di essere molto breve, anche perché non ci sono molti prodotti. Ultimamente la skincare si è ridotta all'osso. Cominciamo dalla zona struccaggio. Mi piace moltissimo utilizzare il Take the Day Off di Clinique, che è un balsamo struccante che si presenta sotto forma compatta, diventa olio una volta applicata sul viso ed è estremamente efficace. Mi strucca trucchi anche molto pesanti. L'unica piccola pecca è che un po' mi appanna la vista, ma soprattutto ho il dubbio che la composizione oleosa non sia il top per la mia pelle, quindi lo sto alternando, lo alterno. I giorni in cui sono meno truccata uso un'altra cosa che adesso vi mostro. Mi piace molto, erano anni che volevo provarlo, mi sono tolta lo sfizio che l'ho acquistato quest'estate, ho cominciato a usarlo da poco, ma le recensioni che avevo sentito, che ne parlavano bene come di uno degli struccanti più efficaci, effettivamente avevano ragione. Altro struccante con il quale, vi dicevo, lo sto alternando è invece questo Fresh struccante occhi delicato, che elimina anche il trucco waterproof, pelli normali o miste, all'estratto di uva purificante di Garnier. Tutt'altra gamma di prezzo, tutt'altro tipo di struccante, è un quasi un'acqua micellare, uno struccante occhi molto delicato che però effettivamente è piuttosto efficace, che io uso anche su tutto il viso per struccare i trucchi un pochino più leggeri, con il quale mi trovo bene, che ha una fascia di prezzo molto economica, che accontenta le mie necessità e non mi dà problemi di sulla pelle di nessun tipo, a differenza degli oli. E quindi, perché no? Se vi capita. Io l'avevo preso convinto che fosse un altro, io ne avevo usato un altro, sempre all'estratto d'uva purificante, e invece non era questo, però anche questo non è male. Veniamo poi, dopo essermi struccata, io in ogni caso mi lavo sempre il viso e lo sto facendo in quest'ultimo periodo con questo gel detergente purificante Bardana e acidi di frutto a risciacquo pelle mista impura della farmacia dell'Ognomo di San Candido. Acquistato durante le vacanze questo flacone da 200 ml con questo erogatore molto pratico e molto comodo, mi sta piacendo molto. La fascia di prezzo è, secondo me, bassa, sono 11 euro. Mi sta durando molto, ne basta veramente una noce, è molto efficace, ma pur essendo molto efficace non è troppo astringente sul viso e quindi lo posso utilizzare mattina e sera senza che mi vada a creare secchezza nella pelle o troppi problemi. Mi piace molto, veramente. Bravo L'Ognomo! E poi, dopo esserci lavate il viso, mettiamo il tonico. Quello che sto utilizzando in questo momento, non so se si vede, ma ce n'è proprio un fondino, è quasi finito, è questa nebbia, sì, questo vapore tonificante alla Acai Protegge i danni di Kiehl's, che mi avevano regalato per il compleanno l'anno scorso. Sono 180 ml, ha una profumazione molto dolce e delicata, si spruzza su un cotoncino e poi si sciacqua, va agitato prima dell'uso, è molto delicato, non è uno di quei tonici particolarmente astringenti, però mi piace molto. Loro dicono che schiarisce leggermente la pelle e la aiuta con i suoi antiossidanti a riprendersi dallo stress. Mi piace, è un bel trattamento, non è male, non è il mio preferito di Kiehl's, però non è male. Nelle giornate in cui invece mi sento la pelle un po' più sporca, in cui voglio un tonico un pochino più efficace, sto usando questo My Perfect Skin tonico viso astringente con l'estratto di salice di Glossip, che avevo acquistato quando ero stata a vedere lo store di Brescia. Sono
A metà, proprio perché lo uso centellinato. La salice ha degli effetti molto buoni sulle pelli acneiche impure, ma è anche molto astringente, quindi non vorrei che poi andandomi a seccare troppo la pelle mi creasse l'effetto contrario, producendo ancora più sebo di quello che già non produce. Però non è male. Non mi piace tanto l'erogatore. Anche in questo caso inumidisco un cotoncino, un batuffolo di cotone e poi lo passo sul viso e qui si sente la pelle che friccica. E poi il contorno occhi, sto usando questa mini size dell'All About Eyes Sand Serum di Clinique con il roll-on, mi piace da morire. Questo penso che comprerò la full size. Mi piace tanto sia il roll-on che il prodotto all'interno perché è leggero ma efficace al tempo stesso. Quindi non dà la pesantezza di un contorno occhi molto efficace, ma lo è pur essendo così leggero. Chiaramente il fatto di essere un siero ha questo plus. Dice che sgonfia anche. Grazie all'effetto del massaggio del roll-on, io mi ci sto trovando molto bene, è comodo, pratico, asciuga molto rapidamente, per me è promosso. Le stesse proprietà le ha anche la crema idratante, l'idratante giorno, della stessa linea, che è la Moisture Surge Intense, sempre Clinique, prodotto acquistato quest'estate. Insieme agli altri due, erano tutti parte di un kit, eccolo qui, si presenta sotto forma di gel, è molto leggero, si assorbe molto velocemente, ma è super idratante, è una perfetta base viso. Mi piace, mi idrata, si asciuga molto velocemente, è un gran buon prodotto. Io avevo provato la mini size quest'estate, mi ero fatta conquistare, continuo ad essere una sostenitrice. Prodotto di cui vi parlo poco perché è un parafarmaco e quindi non ho nessuna intenzione di fare pubblicità a questa cosa, è Acne Care. Acne Care è una crema col GT peptide 10 che mi è stata consigliata dal mio dermatologo per risolvere i miei problemi di acne. La mia non è acne da prodotti, è un'acne di tipo ormonale. Tant'è che durante la gravidanza, forse l'avete notato, era sparita. Sta ritornando adesso con il riassettarsi dei livelli ormonali. Io questa la uso a seconda delle giornate, o la sera, o sotto il trucco la mattina, o mattina e sera, a seconda proprio di come sta andando l'acne. Non è un curativo, non è un acido, non ha degli effetti fortissimi, è una cosa che serve a contenere i livelli. Poi, sempre per l'acne, quando ne ho bisogno, uso il Tea Tree Spray. Questa era della linea Australian Tea Tree, ottima, l'avevo trovata in una erboristeria. Non mi convince del tutto, non mi è comodo lo spray. Consigliatemi se lo conoscete un Tea Tree in una confezione comoda da utilizzare, che funzioni, che non abbia dei prezzi allucinanti. Qua sotto. E poi due trattamenti viso, gli unici due che sto usando, uno è uno scrub viso microperle vegetali all'antoina, ideale per pelli sensibili, sempre dell'ognomo di San Candida, 8,90 euro, uno scrub che si presenta sotto forma di crema, con dei microgranuli molto delicati che compiono uno scrub molto delicato ma estremamente efficace. Io lo faccio ogni tanto. E quando poi mi asciugo la pelle la sento molto più morbida. Quindi un altro prodotto dell'Ognomo veramente ben riuscito ad un prezzo tutto sommato ragionevole. Io lo scrub andrebbe fatto 2 volte alla settimana, ma non ho mai tempo, quindi lo faccio quando mi ricordo. Mentre in inverno uso molto più spesso questa crème mask della linea Immortelle dell'Occitan Provence, un prodotto che io amo moltissimo, ha una profumazione deliziosa di fiori dell'Immortelle. Si presenta sotto forma di crema, una crema molto pastosa, molto idratante, molto efficace, che io lascio in posa, essendo una crema maschera, lascio in posa tutta la notte. Questa io la metto la sera, in particolare su collo, zona intorno qua al naso, sulla fronte, dove sento un po' più di secchezza, ed è un gran prodotto, oltre al fatto di essere una gran coccola perché è super profumata e vilana. Bene,
Questi sono tutti i prodotti che sto usando in quest'ultimo periodo per la mia skincare. Fatemi sapere se li avete provati e cosa ne pensate. Cosa state usando voi in questo periodo? Se avete dei suggerimenti per me, io vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!